Siamo nella nuova villa per cani che ci ha costruito Aka e oggi sfatiamo assieme 10 miti sui cani, assieme a Mary, Shirley e Liz. Ma dov'è Liz? Raga, dov'è Liz? Ci serve Liz? Liz, dove sei? Liz? Liz! Stavate parlando di me? Eccola! Era nella villa! Andiamo che dobbiamo sfatare 10 miti! Iniziamo! Mito numero 1. Ai cani non piace il limone. Vediamo subito se è vero. Mary, ti piace il limone? Lo sbucciamo? Bimbe? Chi vuole un po' di pappa? Lizzy ha già leccato i baffi. Toliz, sta la pappa. E se ne va. Una di tre se n'è andata. Vai, Mary. Fa sentire. Non mi convince tanto questo coso. Shirley, ho la pappa buona per te. Questo è molto buono, eh. Vediamo. Ha fatto la smorfia con i bimbi. Toliz, se ne va nella villa per cani. Liz mangia qualsiasi cosa, ragazzi. Se Liz non l'ha mangiato vuol dire che non gli piace. Ai cani non piace il limone, però qualora gli piacesse può essere assunto, ma in piccole quantità, se no gli viene la cagarella. Vero, Mary? Scusa, non ti stavo ascoltando. Andiamo avanti. Mito numero 2. I cani sentono se sei in pericolo. Adesso le attirerò nella villa per cani, le darò un piccolo snack e mentre esco mi verrà un mancamento. Vediamo come reagiscono le tre bimbe. Prendiamo un piccolo snackino, ma proprio mentre glielo sto per dare... Una pessima recitazione da parte del nostro attore. Le bimbe ovviamente sono attirate più dal cibo che dal proprio padrone, che ha un malore in questo istante, e stanno trovando un metodo per aprire la busta di Oasi. Mary è incredibilmente impassibile, non riesce neanche a vedere dov'è il suo padrone. Liz è solo attratta dal cibo, ovviamente. Ma io direi di proseguire alla prossima challenge. Facciamo la tecnica della moltiplicazione di Filippo e ci spostiamo al terzo mito. Cibo per umani o cibo per cani? Cosa preferiranno le bimbe? Ciao Mary, cosa vuoi di pappa? Cibo per umani. Fa vedere cos'è sta roba. No. Soddisfatta. Neanche quello per cani, tanto quello lo mangia sempre lei. Andiamo però a testarlo su tre cani. Vediamo Liz e Shirley. È il turno di Shirley. Crocchette o prosciutto? Gli metto più vicino le crocchette, vediamo. Toh, Shirley. Dai, ma cos'è qua? Togli sta roba, va là. Cibo per umani, 2-0. Però niente. Secondo me Liz mangia prima il prosciutto, poi pure le crocchette. Vediamo. Terza e ultima prova. Liz sta già guardando il secondo piatto. Non so come ha fatto da laggiù. Toh. Cosa sta succedendo? È un bug. Ok. Però incredibilmente, anzi non incredibilmente, come avevo previsto, si sta mangiando anche le crocchette. Maialina. Basta, dobbiamo andare a sfatare un altro mito. Andiamo, dai. Tu sei palesemente un incrocio tra un maiale e un collie. Per questo ti chiamerò Molly. Siamo tornati a verificare lo stato di salute di Filippo, ma le bimbe sono lì a fare la veglia al cibo, incurante del fatto che stia male il proprio padrone. Forse perché stanno percependo che in realtà non è in pericolo e sta facendo solamente l'imbecille. Mary è totalmente indifferente all'accaduto. Si è appena seduta, Liz sta guardando fuori dalla villa per cani, sta guardando in alto. Shirley, come sempre, fa il suo, cioè niente. Ma direi di proseguire al quarto mito, perché in questo momento ancora non ci sono chiari segnali di aiuto da parte dei cani. I cani preferiscono giocare con la pallina o sono fedeli al loro padrone? Vediamo. Bimbe, chi vuole questa? Vai! La mia piccola è venuta subito da me, Mary! Le statistiche dicono che un cane su tre verrà da te e ti sarà fedele. Le altre due sono delle bastarde! Ma i cani capiscono le altre lingue? Adesso prova a dargli qualche comando in qualche lingua straniera e vediamo come rispondono. Partiamo con Shirley e partiamo con lo spagnolo, che va di moda. Shirley, siéntate. Shirley, siéntate. E io che pensavo fosse spastica. E invece no, è una poliglotta. Proviamo Mary in inglese. Adesso provo senza gesticolare. Così Esatto, infatti a Shirley hai fatto così. Parla spagnolo. Mary, guardami negli occhi. Sit down please. Sit down. Brava, mamma mia, che brava. Alla finale con Liz le chiederò di darmi la zampa in inglese e dovrò per forza fare il gesto, sennò a chi la dà la zampa? Give me the paw, please. Give me the paw. You are Scottish, Liz. Give me the paw. Mary, give me the paw. Someone give me the paw.
Aspetta un attimo, perché secondo me loro sono spagnole. Pata. Dammi la pata. Suona malissimo. Dammi la pata. Oh, ma Silvia, oh! È spagnola! È poliglotta, le sa tutte! Brava. Vabbè, oh, prova del 9. Facciamo il tedesco. In tedesco si dice... Fote. Oh, dire zampa. Vediamo. Fote. L'Universitaria! Si vede che ha fatto l'Erasmus. Il prossimo mito. E voi studiate. Prossimo mito da sfatare. Hanno un padrone preferito? Io e mio babbo ci allontaniamo e le chiamiamo. E vediamo da chi vanno. E vai là. Io vado qua, voi state fermi nel mezzo. Già il fatto che gli do gli ordini io e loro mi ascoltano dovrebbe far capire come va a finire. Io mi aspetto che seguano me. E mi offenderò se non sarà così. Vai più indietro, non barare, eh. 3, 2, 1... Via! Vieni, 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 vieni! Ha vinto! Secondo me ti batto, lo sai? Sei ancora reca accesa? Sì. H pensa di battermi e io non mi tirerò indietro. Allora, babbo, devi riprendere. Non mettere il dito davanti, però, eh. Il no, dito. Non mi fermi lì, può venire da me. 3, 2, 1, via! Ma chi ti credi di essere? Questa è mia. Ma fai il carro armato, te. Disiscrivetevi da questo canale. E siamo tornati dopo aver sfatato il sesto mito. A quanto pare Filippo è ancora sdraiato nella stessa identica posizione. Liz ha appoggiato il sedere in faccia al proprio padrone. Un grandissimo sbadiglio da parte di Liz. Due sgambettate da parte di Mary. E questo qui è quanto. Per cui direi di andare immediatamente al mito numero 7. I cani difendono il loro padrone se aggredito. Prendo il bastone. Ma chi l'ha scritto sto copione, raga? È dura. Devo farti male, sennò come fanno a capire che non stiamo scherzando? Proviamo? Faglielo vedere, dai. Guardate quanto non è facile fare video con i cani. Guardate cosa fa Mary intanto che registriamo. Mary sale lì sopra e non sa scendere. Cioè, se non ci sono io, lei sta lì tutta la vita adesso. E come si fa a scoprire se un cane ha un autismo? Così si fa. Secondo me ce l'ha un pizzico di autismo, magari è un genio in qualcosa. Iscrivetevi al canale! Le mie piccole! Hai rotto le palle! Ah! Calore! C'è l'olio nella fiamma! Sono pieno di citronella! Vorrei vedere il replay. Mary può sembrare che mi abbia difeso, ma in realtà per andare sopra d'H mi è salita con i piedi sullo stomaco, quindi forse voleva menarmi pure lei in realtà. Guardiamo il replay. Cosa ne pensate? Mary voleva difendermi o picchiarmi pure lei? I cani si fanno contagiare, come noi umani, dagli sbadigli? Io sto qua finché una non sbadiglia adesso. Ti dici, mi ho confermato. Confermato! Oh, questo è vero. Prossima challenge. Che flop totale. Sono in lutto probabilmente. Liz, ma non è che il tuo padrone sta male? Il tuo padrone sta male? Hai fame? Ah, così ti attivi, eh? Niente, direi di passare al prossimo mito. I cani sono delicati con le uova. Vediamo cosa succede. Guardate cosa vi ho portato. Cirri è curiosissima. Se l'ha mangiata tutto. Non so se ha capito se è una palla o no. Arriva Liz. Aggressivisce. Mary, senso materno. Ti fa rotolare. Bellina. Oh, oh. L'ha preso in bocca. Oh mio Dio. Non ci credo. Dove vai? Non me lo aspettavo da lei. Oh, che lo porta. Se lo va a covare. Brava, piccola. No, no. Hai rotto. Shirley. No. No, Shirley, no. L'ha rotto. È delicato, è stata. Ma è stata delicata nel romperlo. Oh. Se ne va un pulcino in meno nella terra. I miei cani non sono delicati con le uova. Provatelo con i vostri e scrivetemi nei commenti come si comportano. Se come Mary, che se lo lecca dolce e delicata. Liz, che a momenti lo scambiava per una palla, se lasciamo andare avanti. E Shirley, che se lo mangiava, l'ha rotto. È rimasta solo Shirley a fare la veglia sul cadavere. Cacchio, ma è passato di tempo, eh? Non ti viene in mente nulla? Mary, chiama qualcuno! Chiama qualcuno!
Emanuele! Sono sicuro che in tanti altri luoghi, in altre famiglie, i cani salvano il proprio padrone. Non è questa la situazione di oggi. Iscrivetevi al canale. Ultima challenge, vado a mascherarmi e torno mascherato per far loro paura e vediamo se mi riconoscono. Sono io! Ma ero io! Facevo abbastanza paura, sì. Quasi mai vista così. Quindi possiamo tranquillamente dire che di primo acchito non ti riconosco. Premietto per averti salvato, giustamente se lo sono meritato. Ma fingiti un malore con un bastoncino in bocca. Oh, oh. Oddio, sta male, bimbe! Sta male, poverino! Sta male, vai! Aiutalo! Aiutalo! Liz, sta male! Ok, Filo, chiamo un'ambulanza, nel frattempo. Ho fatto il cibo invece che aiutare. Vai alla stanza di un'ambulanza e non aiuti neanche.